Benvenuti a tutti ragazzi, sono sempre il vostro Darwin. Benvenuti, benvenuti nella mia cucina. Oggi dobbiamo fare un po' di piatti diversi. Oggi sì, oggi è giunto il momento di espanderci un pochino. Quindi vi direi di tenere il manzo e la tartare che ci servono. Il carpaccio di manzo, che almeno è facile e siamo a posto. La zuppa di cipolle che va benissimo, anche perché è quella che ci fa guadagnare un pochino di più rispetto all'altra zuppa. Stavo pensando di mettere un quinto piatto per oggi. Sono un po' indeciso. Dai, facciamo il vitello. Facciamo un bel menù, bello ampio. E una cosa che dobbiamo fare. Allora, innanzitutto ordiniamo subito i nostri ingredienti, visto che abbiamo un sacco di soldi. Ovviamente sempre tutto al massimo. Ok, qua 8, 9, qua 10, 11 e 4. Perfetto, ci siamo. Una cosa che possiamo fare, che io faccio subito, è finalmente espandere la nostra cucina. Se non sbaglio. Oh, finalmente, finalmente. Abbiamo un po' di ripieno in più. Dobbiamo sistemare un bel po' di cose, però, perché abbiamo una griglia qui. Qui. Allora, adesso dobbiamo sistemare. Sicuramente ci servirà un altro piano cottura. E lo lasciamo qui, uno di qua, uno di là. Qua ci manca qualcos'altro. Fatemi vedere. Ah, certo. Lui vuole che teniamo la frittatrice qua. In effetti non è male, però allora io allora direi di fare qua il frigorifero. Qua le spezie. E un altro scaldavivande che avevamo già comprato qua. Ok. Così dovremmo essere a posto. Abbiamo configurato quantomeno la cucina di base, poi penseremo più avanti a sistemare il resto. Dai, sono molto contento, finalmente abbiamo un po' di ripiani in più che ci servivano. Ok, abbiamo preso tutto, andiamo a mettere tutto nei nostri frigoriferi e ci siamo molto molto bene. Io non ho segnato alcuna ricetta, quindi adesso abbiamo perso un po' di tempo, ma tanto. Chi se ne frega? Qua a posto, qua a posto. Qua che cosa abbiamo da mettere? Zuppa di cipolle, la blanquette di vitello. Me ne manca uno che non mi ricordo. Ah, la tartare, certo. Perfetto. Così abbiamo tutte le nostre preparazioni pronte. Direi di dov'è? Fare noi subito il vitello. Quindi, adesso mi devo prendere le misure, perché è tutto in un posto diverso. Quindi, cominciamo con il nostro brodo di verdure. Quindi, porta spezie, ci servirà sale, pepe, condimenti di pomodoro, la sinape ci servono. Non mi ricordo cosa mi serve di altro, intanto lasciamo così che va bene. Poi questo, condiamo un po' il tutto. Sale, pepe nero. Ancora uno per tipo. Perfetto. Ok, quindi questo è fatto. Nel frattempo, dobbiamo fare anche la salsa. Come al solito, una la faremo noi. E una la faremo fare a chi sapete voi. Quindi taglio di vitello, questo. Perfetto. Intanto mi sa che non useremo altro, quindi qua siamo a posto. Direi, aspettate che adesso non mi ritrovo più con tutto. Allora, che il mixer è qua e va bene.
Qui possiamo affettare tutto ciò che ci serve per poi preparare il nostro fantastico vitello. Ok. Perfetto, la cottura procede. Adesso dovremo mettere il coperchio. Ottimo. Prendiamo il succo di limone, prepariamo subito una salsa così ci liberiamo un po' le tasche. Ottimo. Come al solito direi che ne facciamo una noi e una tutte le altre le faremo fare. Poi vedremo un po' il da farsi. Ok, qua intanto ci siamo. Direi che possiamo prendere un altro bel pentolone, anche se la griglia qua non mi fa impazzire, eh. Preferirei avere i tre piani di cottura qua. Vabbè, adesso ci pensiamo. Qua c'è tutto, quasi tutto pronto per il vitello. Possiamo prendere una padella. Non mi piace affatto avere un ripiano qua, eh. Prendiamo il solito pane. Tanto non ci può neanche aiutare a cuocerlo, allora tanto vale che lo facciamo noi. E due. Perfetto. Ok, abbiamo il nostro brodo che è pronto. Ne prendiamo uno, intanto questo lo lasciamo qui, mettiamo su subito il vitello. Quindi aspettiamo un attimo, poi dobbiamo aggiungere tutta la parte liquida. Ok. Intanto il vitello si prepara. Dover girare così tanto per fare i crostini non mi fa impazzire, non mi fa impazzire per niente. Poi devo spostare un po' di cose. Decisamente. Se vediamo cosa viene pronto prima. Sì, mi sa che metto la griglia di là, perché tanto la griglia la usiamo un po' meno. Aspettiamo che almeno il crostino sia pronto per essere girato. Eccolo qua. Perfetto. E qua dovremo tra un po' mettere il coperchio. Vabbè. Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. È venuto qualcuno a trovarci, va bene. Lui ci fa gli extra. How's it going, Chef? Vabbè, sì, dai, facciamo i fai gli extra per oggi. Chef Furente, ma perché, mia cara? Tell me, Chef. Vai a prepararmi un po' di cose che c'è bisogno. Ok. E qua abbiamo già un pane che è pronto. Questa padella la lavo subito. Sì, no. Allora, inverto un po' di cose. Quindi mettiamo la padella qua. Cominciamo a chiederle qualche preparazione che ci può servire. Doveva aiutarci sicuramente a fare la tartare. Quindi chiediamo il manzo macinato. Understood, Chef. Tre manzo macinato. E dobbiamo fare anche. Ah, la zuppa di cipolle, vero? Questa è fatta, questa è fatta. Mi I'm on it, Chef. Don't sto blame me. confondendo, ragazzi, sto già andando nel pallone. Vediamo un attimino la nostra amica influencer che cosa vuole. Piatti, ok. Nuova richiesta, poi andremo a vedere che al momento dobbiamo lavorare. Quindi io direi che. Vabbè, intanto ci sto facendo il manzo macinato che va bene. Ok, questo vitello è fatto e lo appoggiamo qua. Io poi entrerei un attimino in modalità design che devo spostare sicuramente questo. Allora, qua mettiamo banco da lavoro. Qua mettiamo un altro piano cottura. E direi intanto di metterla qua la griglia, anche se al momento
Non ci serve, così almeno siamo un pochino messi meglio. Perfetto. Ok, cosa? Ah no, scusate, ho sbagliato. Ok, perfetto. Piano cottura, crostini. Qui abbiamo le nostre tre tartare. Dite? Dai, facciamo la zuppa di cipolle, che così anche questa ce la togliamo dalle scatole. Facciamo, prendiamo subito gli ingredienti. Ah, finito lo spazio, mannaggia. Questi vanno girati. Quindi per fare la nostra zuppa di cipolle ci mancano poi però le cipolle, quindi intanto lasciamo giù questo. Andiamo a prendere immediatamente le cipolle. E ci serviva altro? No, solo la cipolla affettata. Quindi io direi che l'affettiamo subito. Perfetto. E qui ci sarà. Oh, meraviglia. Ok, quindi ci facciamo un'altra di queste. Ok, ah, dobbiamo fare anche il manzo alla borgognina. Ciao ragazzi, sono già nel pallone. Allora, abbiamo la cottura. Ma cosa ci serve? Carente di pepe nero. Perfetto. Qua dovremmo aggiungere le cipolle con il coperchio. Ok, io direi di preparare l'ultimo crostino, così non ci pensiamo più, manco più a quello. Intanto che sei libera, ti direi, tanto visto che le fai sempre da schifo, fammene un po' e teniamo le migliori. Lo fa anche le tartare, ammazza. Perché parto sempre benissimo il rito del servizio? Mi incasino come se non ci fosse un domani. Forse la risposta sta nella domanda. Ok, questa l'hanno girata. Sì, sta finendo. Dai, metà pomeriggio, dai, che ce la facciamo. Mi faccio aiutare appunto per fare sia il manzo alla borgogna che le tartare. Quindi aspettiamo che queste cotture siano a posto. Perfetto. Quindi io direi che questa la laviamo, vediamo se ci servirà. Devo fare anche, oddio, è vero, devo fare ancora un sacco di cose. Allora, qua adesso dobbiamo rimuovere il coperchio, aggiungere il vino. Qua possiamo mettere via i nostri crostini di pane. Qua mettiamo via questo. Poi, già che ci siamo, ti direi aiutami. Dov'è? Fammi un taglio di carne magra e fai già tu una marinatura. Ok. Vediamo un po' cosa abbiamo. Vedete? Quindi abbiamo già le tre salse. Vediamo. Sicuramente questa via, questa via. Impacchetta. Così cominciamo a fare un po' di spazio. Così la zuppa ci siamo, il vitello ci siamo. Non abbiamo fatto un cavolo in effetti, eh. Siamo quasi indietro. Ok. Questo è quasi pronto. Quindi la zuppa c'è. Facciamone un carpaccio di manzo? Dai. Visto che non abbiamo chiesto di farcelo a lei, possiamo affettare. Qua ci siamo, l'affettatrice adesso ce l'avevamo di qua, che ovviamente la useremo una volta ogni. Ok, adesso dobbiamo togliere immediatamente dal forno, dal fornello, quello che stavamo facendo di là. Ok. Ok, abbiamo la nostra zuppa di cipolle che è fatta. La zuppa la teniamo qua. Questa marinatura c'è. Adesso le direi di
aiutarmi a fare Yes, chef. 1, 2, 3. Così non ci pensiamo più. Questo appoggiamo qua che ci servirà. Affianco alle tartare. Ah, B. Non mi fa impazzire questa B, che l'appoggiamo qua intanto. Magari le diciamo di farcene subito un'altra. Così. Siamo a posto. Una la facciamo noi e poi vediamo il resto. Dai, rapida, 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 che dobbiamo fare ancora 8.000 piatti. Dai. Ok, perfetto. Ci manca anche il grana? Perché? Uno non ce l'avevo già. Vabbè, vediamo, vediamo, vediamo. Allora, l'olio ce l'ho? No, non ho preso l'olio. Sto già diventando matto, 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 matto. Allora, carpaccio di manzo e marinatura. Ok, condisci di olio. Vediamo come siamo messi con l'olio. Perfetto, ok. E ce n'ha fatta solo una buona. Mannaggia lei. Quindi quella che è B la lasciamo qui. Ah, già, l'abbiamo chiesto di farne un'altra, Can't ok. wait to get cooking. Adesso fatto questo è fatto, la tartare ce l'abbiamo. Io direi di farci I'm 1, on it, chef. 2, 1, Don't blink or 2 you'll miss it. e poi adesso ci penso io, mi sa. Non so se faccio tempo, vabbè. Vediamo un attimo. Vediamo l'altra schifezza che ci ha preparato. B. Questa di sicuro la appoggiamo qui. Questa che era B. Cosa visita sorpresa? Chi è che c'è ancora che rompe le scatole? Dai, andiamo a sentire. Dai, che devo finire, devo fare ancora un manzo, eh. Molto appassionati. Vabbè, dai, vediamo. In questo momento mi state facendo diventare veramente troppo matto. Quindi, cosa ci mancava? Ragazzi, siamo messi malissimo. Cosa che ci mancava? Uovo, cetriolo, sott'aceto e senape. Allora, l'abbiamo chiesto questo. Dov'è? Cipolla a dadini. Che cosa ci mancava? No, mi sto impapinando, scusate. Allora, dai, allora, diciamo di fare tocchetti di manzo, pancetta a dadini, Ok, chef. questo, questo, una cosa alla volta, così magari. Sto diventando scemo. Ok, ma qua che cos'è che manca? Ah, ho capito, ho capito, solo che credo sia qualcosa qua. I capperi. Adesso prepariamo una tartare. Condisci. Condimento di pomodoro e senape. Quindi condimento di pomodoro. È lunghissima da fare la tartare, mannaggia. Senape. Perfetto. Ok. Ok. Un'altra subito, presto. Quindi ci serve condimento di pomodoro, una di senape, allora, notevolmente carente di senape. Vediamo un condimento di pomodoro, perfetto. Vediamo se siamo a posto, perfetto. Ok, quindi abbiamo due tartare fatte. Our customers will be blown away today, believe me. Adesso mi serve ancora che tu mi faccia gentilmente un aglio Yes, chef. tritato e per la tartare ancora I una can finish it. cipolla e uno di questo. Ok.
Devo andare a rivedere un attimo la ricetta. Sto diventando matto, matto, matto. Zuppa, carpaccio, manzola, borgogna. Era. Si taglia tutto, il vino e resta la fine. Ok. Quindi ci serve il vino. Il vino rosso. Eccolo qua. Adesso abbiamo anche gli ingredienti di fascia alta, tra l'altro. Manzola, borgogna. Timo, rosmarino e sale. Non abbiamo probabilmente niente, a parte il sale. Timo essiccato e rosmarino. Timo essiccato e rosmarino. Prendiamolo subito. Ah, sto diventando matto. Timo essiccato e rosmarino. Timo essiccato. Allora, dobbiamo mettere giù questo e questo. Timo essiccato, rosmarino. Oh cavolo! Metta questo subito, una mescolata. Forse non verrà buonissimo. Troppe cose, troppe cose. Quella maledetta tartare la odio. Timo, rosmarino. Carente di timo. Perfetto. Ok, qui abbiamo il preparato per fare un'altra tartare, la facciamo tra poco, mannaggia. Io poi ho fatto tutto, perché abbiamo le tartare, il vitello c'è, la zuppa di cipolle c'è, il carpaccio di manzo, ne abbiamo fatto uno, magari ne mettiamo via uno, l'altro no, però dobbiamo aspettare un attimo. Vabbè, tanto non verrà un chissà cosa. Uno di questo e uno di questo. Vediamo. Carente di senape, uno di questo e uno di questo. No, che menù, ragazzi. Adesso questo lo lasciamo un attimo, visto che è già partito. Possiamo 1, 2, 3. Copriamo e mescoliamo. Ok. E sarà l'ora del servizio, mannaggia. Vabbè, dai. Ok, abbiamo già fatto un'altra tartare, perfetto. Quindi la tartare la mettiamo qua. Le salse ce le abbiamo, dobbiamo vedere qual è quella che avevo fatto io buona. 1, 2, 3. Quindi sicuramente queste tre le mettiamo qua. 1, 2, 3 e una la facciamo fare lei, dai. Acceleriamo un pochino la fiamma, verrà magari B, suppongo, temo, mi dispiace molto, ma per oggi va così. Possiamo impacchettare un po' di roba, non impacchetteremo tutto, pazienza. Quindi poi dovremmo farci fare soltanto le patatine fritte, se non sbaglio. Ok, pronto, dai, via, 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 esci, esci, dai, rapido. Ok, benissimo, più o meno. Ok, quindi ricapitolando, qua abbiamo il vitello, qua abbiamo il manzo e di là la zuppa di cipolle. Le tartare sono in frigo. Ok, sarà un bagno di sangue, ragazzi. Anzi, prima di iniziare, volevo solo dare un'occhiata a cosa che ci manca poi eventualmente nelle missioni. Ah, tartare di manzo. Vabbè, tanto ci ha aiutato a farla. Penso. Inizio servizio. Come al solito. Lo so che non ce la fai più, ma finché lei non impara. If you need me, chef. Subito, mia cara, mi serve che tu mi faccia almeno No problem, chef. due patatine fritte. Questo a posto, questo a posto, questo a posto. E poi magari Chef. uno di questo. Quindi prendiamo uno di tutto al momento, uno di tutti i piatti freddi e li teniamo qui. Adesso abbiamo solo che aspettare, tanto di cucinato non dobbiamo fare altro. Ci servono solo le patatine fritte, in caso, ma ce le sta facendo lei.
E li lasciamo lì, tanto per quello che serve. Dai, speriamo vada bene oggi, speriamo. È la tartare che ci frega ogni volta. Benissimo, eccoci allora. Un carpaccio. Un carpaccio subito pronto. Perfetto. Tra l'altro adesso lo possiamo migliorare, mica male. E le patatine le lascio lì, tanto almeno lì rimangono in caldo, se ci servono. That looks delicious, chef. Ti ringrazio molto. Dai, altri clienti, altri piatti. E così ci fa quella mano. Ellen, quanti sono, ragazzi? Non siete un po' troppi? Ok. Dai. Ok, bene. Vediamo intanto se ci può aiutare. No, è ancora a livello 9. Forse, ho capito. Non sale finché non ci fa fare i tocchetti. Vabbè, io gli faccio fare intanto che non abbiamo niente da fare. Manzo da macinato. No Tocchetti di problem, chef. manzo. Ne chiedo tre, così ASAP. l'abbiamo risolta. Spero. Qua cosa abbiamo di buono? B. Vabbè. Ce la teniamo di riserva. La lasciamo qui. Adesso le facciamo fare un po' di manzo da macinato, che era quello che ci serviva. Dai, chiedimi una tartare, che così credo abbiamo finito anche. Allora, tartare, due zuppe, un manzo. Prendiamo le patatine. Serviamo subito la tartare. Così questa ce la togliamo dalle scatole. Se non sbaglio, ci aveva fatto lei la carne, quindi questa l'abbiamo fatta con il suo aiuto. Vediamo subito. Però non me lo dice. Strano, molto strano, vabbè. Vediamo il carpaccio di manzo. Anyone need a hand? Well done, chef. Nice work. Però perché ci ha detto che non l'abbiamo fatto con il suo aiuto? Vabbè. Abbiamo una zuppa di cipolle. Questo manzo alla borgogna. Zuppa di cipolle. E poi un piatto di manzo. No, adesso facciamo una tartare subito. Mi sa che la faccio con il suo aiuto perché non vorrei che la dobbiamo mettere anche domani nel menu. Non Nice, potrei well mai done. perdonarmela. Makes me want to eat it. Ok, anche questi sono serviti. Avanti, signori, avanti il prossimo. Quindi questa maledetta tartare. Mi professo il manzo I'm on it, chef. Don't macinato. blink or you'll miss it. Understood, Questo chef. e questo. Sì. Yes, chef. Serving now. Perfetto, tanto questo non ci serve, lo possiamo mettere via. Così liberiamo un po' gli spazi. Io qui andrei a prendere un altro crostino, uno di tutto. La salsa c'è, carpaccio di manzo, questo. Vabbè, quasi pronto nel caso ce lo chiedessero. Ok, anzi, le chiediamo anche un'altra patatina fritta. Ecco, la tartare comunque ha più, quindi ci servono di questo, uno di questo. Qua ci servivano i capperi. E non mi ricordo cos'altro serviva. Vabbè. Qua tanto ci serviva la senape e la condimento di pomodoro. Altro ordine, pronti? We have the order from the new table, Ah, chef. ok. Uno solo di questo. Dai, andiamo belli, snelli, rapidi. Tanto l'altro ce l'abbiamo, sarà B, ma pazienza.
farlo da zero ci mettiamo troppo. Ok, quello che ci serviva era questo. Io adesso direi di fare, per non confondermi, questa tartare la lasciamo qua. Una la facciamo appunto con il suo aiuto, in teoria, la condiamo. Speriamo che ce la chiedano, così siamo a posto. Carente di condimento di pomodoro. Ok, perfetto. Giù tutto, benissimo. Ok, così ne abbiamo una qua. Poi abbiamo le patatine. Questo sicuramente non ci servirà, quindi lo possiamo mettere qua. Ok. Questo era B. Ma perché non mi dà la lettera? Se mi domando e chiedo. Vabbè. Dai, cosa mi chiedono adesso? Una tartare, che la do subito, due zuppe. La tartare ce la leviamo subito dalle scatole. Speriamo che almeno questa. Oh, certo che l'ho fatta con il suo aiuto. Mi ha fatto lei tutti gli ingredienti e l'ho solo assemblata. È il piatto più suo che mio. Pure le patatine ha cotto lei. A più. Boh, speriamo. Abbiamo allora due zuppe di cipolle. Ne facciamo una alla volta. Ok. Poi vabbè, sì, abbiamo l'altra, ma visto che abbiamo il vitello, lo serviamo subito. Allora, eccolo qua. E poi devo andare a prendere un crostino per l'ultima zuppa di cipolle. E finalmente credo che abbiamo finito anche questa giornata. Il crostino è qua, la zuppa di cipolle è qua. Ok, fatica ragazzi, con la maledetta tartare. Sì, vale un sacco di soldi, ma non ne vale la pena. Ok, dovremmo aver finito se non sbaglio, anzi sicuramente. Mi porto avanti. Ok, abbiamo finito. Monete ricevute. Ah, ci vuole parlare, quindi sì, mi sa che anche se non ce l'ha detto. Wow, ragazzi, tutto 100 perché adesso abbiamo gli ingredienti buoni. Molto bene, 60 di extra, ho fatto un sacco di soldi. Ottimo. Sono molto molto contento. Quindi adesso lei ci vorrà parlare. Grazie per aver lasciato che dovete aiutassi. Sono davvero succulenti, affinato le mie conoscenze. Sicuramente lavorerò molto meglio. Wow! Questa sì che è una splendida notizia. Adesso confezioniamo un po' di questa robina. Poi andiamo a vedere un pochino le missioni. Dai, questo video lo facciamo durare un minuto in più. Però almeno li liberiamo, così ci ho fatto tutto il manzo. Magnifico, davvero magnifico. Ce la siamo cavata in relativamente poco tempo. Allora, questa la dobbiamo confezionare. Questa non è servita, meno male. Andiamo a dare un'occhiata. Wow, che bello, anche 6 extra ci hanno fatto. Benissimo, quindi sì, quella è fatta. Prepara 5 ricette semplici che ti facciano ottenere un grado minimo B. 5 servizi con arredamento bistro, quello lo dobbiamo fare. Qua l'avevo presa la ricetta per l'orata arrostita al forno. Sicuramente domani la facciamo. Menù a tema frutti di mare. Wow. Perché devo fare mille piatti se io ho già un po' la mia identità? Perché probabilmente sarebbe noiosissimo dopo 2 minuti sto gioco. Quindi va bene, ci accontentiamo. Una, due, a posto. Bene ragazzi, io adesso come di consuetudine vi saluto durante il confezionamento.
Ti ringrazio per essere stati qui nel mio ristorante, mi ha fatto un sacco di progressi. Direi che ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Anche per oggi abbiamo concluso. Ti ringrazio per avermi seguito. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere nei commenti e con un bel pollice alzato. Inoltre, ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Come sempre, un caro saluto dal vostro Darwin!